Roll and die. Pantofole. Eh? No, sbagliato. Ah, è sbagliato. Però siamo video. Qui. Sì, sì, ho sbagliato un attimo. Ma siamo qui per l'ultimo personaggio, per poi giocare Shattered Obelisk. Mai detto, mai raccontato. E... che il tuo personaggio, sì? È un po' coboldo e un po' drago. Esatto. Si chiama Dragos. Spiega un po'. Si chiama Dragos. Allora, niente, quindi vi spiego. Allora, il personaggio si chiama Dragos. Perché? Perché è un coboldo e lui crede di essere un drago. E mettere la S alla fine lo faceva suonare un po' più fantasy, no? Quindi ci stava. E... ok, e a livello di classe un ladro. Ah, sì, lui è un ladro, è fortissimo, è ladro... come si chiama quella... la sottoclasse del cazzo? Il ladro ciarlatano, come cazzo si chiama? Ladro canaglia, il ladro canaglia, ragazzi, non giocatelo. Io, tra l'altro, ho visto che Felice di Wikiroll sta giocando l'esatto personaggio su Shattered Obelisk, quindi hai voluto fare una citazione. No, immagino. Lui mi ha copiato. Az? Sì. Assolutamente. Ho capito. Sì. Infatti siamo già in contatto. Tralasciamo questo punto. No, non tralasciamolo, siamo già in contatto con gli avvocati. Oh, sì. Hai querelato? Ho querelato, sì. Ma hai querelato tu o ha querelato Dragos? Querelato Dragos. Andiamo un attimo, che qui vedo delle caratteristiche particolari. Fai un po' vedere anche a me che non mi ricordo bene. Ok, eccoci qui. Hai scelto di tirarti giù la forza? Sì, beh, come vedi nell'immagine Dragos comunque è esile, no? Piccolino. Poi dopo lui... Ecco. Descrivimi, prima di iniziare, descrivimelo... fisicamente, cioè io quando vedo Dragos, cosa vedo? Allora è un coboldo nero e vestito da cuoco, tipo c'ha il grembiulino, ok, con sotto tipo una camicetta un po' sgualcita, tutto sporco ovviamente, e in più cos'altro c'ha? C'ha un bel cappello che usa, assolutamente. E... tra l'altro quel cappello è un cappello da, non lo so, cioè una persona che fa i controlli sui treni, sì, non c'entra nulla. Sì, assolutamente sì, infatti l'ha rubato. E basta, esteticamente quello è molto esile, molto piccolino, tant'è che infatti le caratteristiche stesse parlano, nel senso che è molto, molto veloce, infatti ho alzato destrezza a 20 e invece la forza l'ho abbassata ai minimi, via. Ok, destrezza anche perché ladro. Infatti vedo lì accanto a destrezza che un bel più 14 di acrobazia. Eh beh, certo, mi dici le abilità. Anche perché non hai solo competenza, ma hai maestria. Sì, la maestria mi duplica i cazzi, no, del bonus competenza, e quindi ci ho alzato tutto al massimo. Tra l'altro, piccolo fact carino, e il ladro mi permette anche su determinati tiri che sicuramente acrobazia gli altri non li so, e di poter, se faccio meno di 10 posso decidere di sul dado di prendere 10 come risultato fisso e sommarlo all'abilità. Ok, mi fa piacere che comunque sei molto preparato su che abilità al ladro. Sì, no. Invece a livello di menare le mani, no? Sì. Vabbè, io c'ho i coltelli. Io ho un sacco di coltelli, ne ho 3, e di cui uno è magico, più 2, perché non era abbastanza, il più 1. Solo uno è magico, sì, solo però. Uno è magico, perché quel bastardo del master col quale sto parlando ora ci ha dato molti limiti per gli oggetti magici, no? Anche troppi. Cazzate enorme. Anche troppi. Cazzate enorme. Quindi... poi tra l'altro non ve li ho dati io, vi ho chiesto quanti oggetti magici ci prendiamo. Ragazzi, e mi avete detto, uno secondo stronzo. Me potremmo prendere questo. Ragazzi, uno stronzo, non giocate mai con Jonathan Isoard. O comunque io ho un pugnale magico più 2. E, mentre invece ho anche per il combattimento a distanza un oggetto magico di mia creazione, ovvero la borsa dei pomodori, esatto. Tanto discussa. Esatto, tanto discussa, tant'è che sempre il nostro master, no, sempre, no, dice di essere tanto, no, libero, disponibile, di aiutare i giocatori, ha circa rotto il cazzo per 2 settimane buone su sta borsa dei pomodori, che ora niente di così rotto, nel senso, cioè quello con le mannaie del...
Eccoci qua, è del fulmine, no? Secondo me sarà un oggetto rotto perché tirerai tutti, sei. Ma non so se vuoi descriverla anche, parlarne di questa borsa, come si presenta e cosa fa. Presenta forma di pomodoro, ok? Non è però un pomodoro, ma è magica. Dentro ci sono pomodori infiniti. Quando tu li estrai, c'hai una possibilità su 6, quindi tiri un D6, di trovare un pomodoro elementale diverso. Fuoco, ghiaccio, acido, veleno, tuono, fino a il sesto, che è il pomodoro speciale, con l'arcobaleno, un po' LGBT+, no, capito? Su tutte quelle cose lì. Tant'è che appunto dentro questo pomodoro c'è tutto, no? Viene accettato tutto. E lanciandolo sono, se non sbaglio, credo 6 di 6 danni, e 5. di 6 danni di cui ognuno di questi D6 è un danno elementale diverso. Guarda che cazzo, sono bravo. Fatto Sgravata. Classe armatura. Non è che vai proprio io. No, schifo. Un no, no. ventello. Io qua sì, ho deciso comunque un minimo di coprirmi, dato che sapendo che l'avventura era abbastanza impegnativa dal punto di vista dei combattimenti, ho pensato a proteggermi per bene, via. Quindi si sono prese delle In buone compenso armature. però non arrivi ai 100 HP. No, non arrivo ai 100 HP, arrivo bene a 99, e ora che me l'hai fatto notare, non so, faccio un applauso. Vabbè, ci sta. Io sono convinto che le scriverà tutte, Dragos, tutte quante. Sì, assolutamente tutte. Capito, almeno a livello di regolamento, questo personaggio. Raccontami qualcosa del suo passato. Chi è? Perché Dragos, allora. un cuoco? Allora, Perché un ladro? Dragos ha una mamma che è un drago, ok? Non è possibile No, no, questa cosa, credo. è assolutamente possibile. Sua madre, che è un drago rosso, ok, ha adottato Dragos da Coboldo e ha deciso di crescerlo come un figlio. Tant'è che Dragos è convinto di essere effettivamente un vero drago, ma questo sappiamo benissimo che non è assolutamente vero. Comunque lui si vanta Però è che ha adottato, adottato, quindi. sì, assolutamente adottato, confermato, nessuno ci crede, però. È vero, che altro dire? Lui comunque dopo un po' no, è dovuto uscire dal nucleo familiare per dimostrare a se stesso e agli altri che se la poteva cavare da solo, no? Quindi è andato a Waterdeep o Baldur's Gate, vedete voi, è andato in una di queste due città e ha iniziato, no, a rubacchiare in giro ai mercati, sai, per sopravvivere, perché chiaramente Coboldo, vessato dai cittadini, perché odiato, chiaramente, e quindi si è ritrovato nella microcriminalità. Ma ben presto, cercando di cavarsela, no, in questo mondo tremendo e orribile contro di lui, ha iniziato, rubando le prime cose al mercato, anche a cucinarsi da solo, perché chiaramente lui, insomma, ci teneva a farsi robe buone da mangiare, ed è diventato un abile cuoco nel mentre. Poi ha pensato, no? Poi ha pensato una cosa, Master, no? Ma io posso rubare la roba degli altri, fare da mangiare e vendere la roba da mangiare. E così è diventato il più grande cuoco di barboni di Baldur's Gate Water. Decidete sempre voi, ragazzi, in base al gusto. Un cuoco di barboni lo fa per il bene, non si mette a. No, vabbè, chiaramente se è possibile si fa dare anche qualcosina, no? In soldo. Poi alla fine ci È un perde businessman, niente. Sì, quindi. In assolutamente businessman. realtà, Sì, nasconde. un animo da businessman. Poi, sai come sono andate le cose? Si è fatto comunque un pochino la nomea. Il soldino ha detto, vabbè, ma io devo andare all'avventura, no? E quindi è andato a Pandarin e poi è successo tutto quello che è successo. Parlando invece di rapporti. No? Certo. Non so, innanzitutto ti chiedo della madre, ha ancora un rapporto con la Allora, alla madre? mamma gli vuole tanto bene, ma davvero tanto. Tutti vogliamo tanto bene alla mamma. Sì, soprattutto Dragos. E lui ha questo ruggito, ok? Questo ruggito a drago, che la madre riconosce anche a chilometri, migliaia di chilometri di distanza, e quando Dragos ha bisogno di lei, la Sì. madre può venire ad aiutarlo. Ma Dragos chiaramente non la chiama mai, perché vuole dimostrare a se stesso e agli altri che se la cava da solo. Piuttosto morirebbe che farsi aiutare da sua madre. D'onore. Ho capito. E invece Gromar e Pino, che li conosci, di loro cosa pensi? Ah, Pino è demente. Però fa ridere e poi, cioè, si piglia le botte, lo segui. Alla fine, alla peggio, muore prima lui di te, no? Mentre invece, Gromar, boh, c'ha un po' la testa sulla spalla, poi anche i funghi, cioè, simpatico.
E soprattutto... Ma come tutti poi c'hanno la testa sulle spalle. Sì, no, beh, certo. E soprattutto mi permette di non pensare. Cioè, permette a Dragus di non pensare a Grommar. Perché Grommar è lì tutto serio, no? Dice, fa tutte le robe, tutti i piani. E quindi Dragus dice, vabbè, ma a me che cazzo me ne frega, no? E quindi è un po' più tranquillo, no? Gli vuole molto, molto bene. Ed è uno di quei barboni a cui fai da mangiare. Certo, assolutamente sì. Tra l'altro apprezza molto Grommar. C'è qualcosa di cui non abbiamo parlato? Sì, Dragos ha due cazzi. Spiega? No, ha un secondo pene. È nato così e niente da fare. No, va bene, questo è chiaro. Però la domanda importante di solito quando si ci trova nei confronti di una persona che ha un molteplice organo riproduttivo, quindi due peni in, certo, questo caso, la domanda fondamentale è: li ha uno sopra l'altro o sono laterali? Laterali. Laterali. Certo. Sarebbero più comodi, però è andata così, verticali, no? Chiaramente. Però lui ce li ha in orizzontale. È andata così. Non voglio sapere perché sono più comodi verticali. Andiamo avanti. Siamo giunti al termine di questo personaggio. Oh, bene, bene, bene. Però è importante, secondo me, capirne un po' l'etica. Tu mi hai detto che ruba, quindi avrà una sua morale, ma sarà particolare. Tra l'altro, con che allineamento è che pensavi di... Caotico-neutrale. Caotico-neutrale, che ti permette, d'altronde, di fare il cazzo che ti pare. Un ottimo allineamento. Sì, 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 sì. Tier 1 degli allineamenti. E no, 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 bisogna porre Dragos davanti a un dilemma. Quindi vorrei proporti una cosa più, un po' più trascendentale, no? Certo. Spiega. Dragos. Mm-hmm. E pro o contro all'unione civile? Contro. Ma spiega? No, cosa c'è da spiegare? Io... No. Spiega! No, 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 allora, io assolutamente a favore delle unioni civili. Drago, sì, è uno un po' così, no? All'antica, crede che ci debba essere la madre e il padre, no? Lui comunque, sai, non ha avuto il padre, no? Perché è stato adottato dalla madre. Quindi lui l'ha vissuto, sì, in un certo modo, la mancanza di suo padre. E quindi crede fermamente, dato che ne sente la mancanza di una figura maschile, che ha un figlio ipotetico... abbia bisogno di una figura maschile a sua volta. Quindi è convinto di essere venuto su traviato per una carenza di maschilismo nella sua crescita? È questo che mi stai dicendo di Dragos? Sì. Va bene. Apprezzo molto. Oh, luci e ombre di un personaggio, signori. Dragos. Però lui vuole bene a tutti. Un cuore enorme. Sì.